E ciao a tutti ragazzi, qui è Andrea che parla e bentornati in questo nuovissimo video Highlands, in cui creeremo finalmente la barca per andare in una nuova isola. Sì, effettivamente avevo detto, se non ricordo male, che l'avrei fatto off camera, però ci ho ripensato e ho deciso che così non sarà, lo faremo in video. Quindi fatemi rivedere un attimo, maledetto moschino. Oh. Vabbè, voi non l'avrete visto. Cosa serviva? Mi ricordo molta legna. Fatemi guardare. Veicoli. Non mi interessano le navi. Non farò la nave grande perché la nave grande non mi serve. Perciò, eccola qua. Guardate che meraviglia. Piccola e sincera. Allora, oh mio Dio, due tronchi. Un sacco di assi, chiodi e le tele. Quante tele? 5 tele, mi serviranno 15 gomitoli. No, aspetta, non era nel supporto per conciatura. Dove si faceva? Ok, qua. Posso farne 4? Me ne serviranno 15, quindi è meglio se vado a raccogliere delle flex plant. Perché sennò non saprei come fare. Anche del cotone in realtà andrebbe molto bene. Tra l'altro quest'isola non credo di averla esplorata ancora tutta, no? Anzi, manca ancora un bel po' dalla parte qua. Abbiamo avuto molta fortuna a livello di isola, perché è veramente un'isola grande. Se aggiungessero dei dungeon, ma dungeon belli grossi, sarebbe veramente una figata. Anzi, parlando di dungeon, in questi giorni è uscito Minecraft Dungeon, ragazzi. Quindi, beh, nel frattempo che raccolgo del semplice lino o flexplant, vi racconto un po' cosa ne penso io. Allora, secondo me non è, cioè, allora, a me non fa impazzire, quindi sappiate già che non lo comprerò e non lo porterò sul canale perché non trovo niente di emozionante e quindi, cioè, boh, non capisco perché fare un altro gioco. Le modifiche che servono a Minecraft le hanno messe su Minecraft Dungeon. E quindi quello che mi chiedo io è: perché questa cosa? Cioè, perché non lo mettevate direttamente su Minecraft al posto di fare un altro gioco? Cioè, fare un altro gioco ci sta. Però forse conveniva forse fare prima Minecraft, migliorare prima Minecraft? Non lo so. Non lo so. Io non so dirvi adesso. Perché certamente qualcuno potrebbe dire sì. Così, però Minecraft è vecchio, è di secoli e secoli fa. Così adesso se vuole cose nuove vai a comprarti il gioco nuovo. Sì, ma il gioco nuovo non c'entra con Minecraft. La grafica è in stile Minecraft. I mostri sono quelli di Minecraft, tranne alcuni, ok? Però, cioè, su Minecraft Dungeon è tutta roba visibile. Io non posso quel blocco prenderlo e costruire o scavare. Posso prendere semmai uno stupido palestrino e iniziare a sparare in giro, cioè, capito? Quindi, vabbè, amen. Comunque, ragazzi, ho preso un bel po'. Cosa ho detto? Un bel po' di flexplant, ne ho 76. Quindi penso che vada più che bene. Fammi vedere qua. Ah, ne avevo anche altre 20. Ah, vabbè, allora siamo messi bene. Ok, quindi adesso ne ho 7. Bug, ok, perfetto. Quindi me ne serviranno ancora un bel po'. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Ok, ci metteranno veramente poco tempo. Del resto, volevo andare a vedere quanta legna ho. Dovrei averne un bel po'. Sì, infatti ne ho abbastanza. Sono contento. Ci mancano dei chiodi, però in teoria. No, anche questi dai, dovrei averne abbastanza. Semmai adesso mi vado a sciogliere un po' di ferro. Però mi serve anche del carburante. E quindi forse è meglio se mi prendo un po' di legna. Uff, ma legna. Oh, grazie, gioco. Ok, forno di fusione. Posso mettere anche del carburante qui perché ci servirà. Accendiamo il forno di fusione. Perfetto, e fammi più lungotti possibili. Clicco come un forsennato.
Anche se sembra che sto cliccando lentissimo, ma non è così. Vabbè, questi bastano, avanzano, direi. Quindi possiamo mettere via questo. Oddio, sono aspettato, sono abituato ai comandi di Terraria. E perfetto, perfetto, perfetto. Qua dovrebbero essere finite. Sì, perfetto. Quindi posso cominciare a fare le tele. Le tele, dove le faccio io le tele? Navi. Telaio per tessitura. Oh no, aspetta, il telaio per tessitura no. No, non ce l'ho. Non ce l'ho. Vabbè, mi servono dei paletti e delle corde, perfetto. Non so se io abbia corde, onestamente. Non ne ho idea. Quindi fatemi controllare nelle casse. No, mi sa di no. A meno che non ce li abbia nell'inventario. Sono abituato ai comandi di Terraria e mi rimarranno impressi nella mente. Non mi è sembrato, via se non li ho messi nei balivi. Qua, qua no. Non fa nemmeno, cavolo. O l'ho messo in questo, ma non credo, infatti. Tanto ragazzi, ci metto veramente 2 nanosecondi se voglio farmi un po' di corde, un bel po' di corde. Perché me ne serviranno molte. Niente, i comandi di Terraria, ragazzi, mi rimarranno impressi nella mente. Corda. Ok. Ma come sono 2? Vabbè, senti. Quante me ne ha fatte? 2, sì, vabbè. Prendiamo 5. No, sì, 500. 200. 500 sarebbe troppo. Pezzi d'erba, tocchi d'erba e fabbrichiamone circa, vai, io esagero, dai. Ok, posso mettere via l'erba e abbiamo anche le corde, perfetto. Quindi adesso mi manca solo da craftare i pali che crafto qua. Perfetto, ne crafto 15, va benissimo, quindi craftati anche i paletti. E dove lo mettiamo il nuovo telaio? Io lo metterei qui, quindi andiamo su fabbricazione. Dove lo trovo il telaio? Eccolo, fabbrichiamo. E là, allora lo voglio girare. No, cosa sto facendo? Là. Perfetto, abbiamo anche il telaio per tessitura. Quindi io posso craftarmi 5 tele. Vai, yes. Quanto ci mette? Poco, perfetto, molto poco. Andiamo a vedere qua che cosa ho fatto. Perfetto, posso prendere tutto. Accendere questa. Ok, sì. E perché non mi fa fare niente? Perché non ho il martello, non ho il martello, non ho il martello, non ho il martello. Martello, eccolo qua il martello. Prima di partire faccio un po' di spazio nell'inventario. Perché altrimenti, ragazzi, è un bordello. Ne posso fare 120, vabbè, no, ne faccio... Non mi servono tanti. Mamma, fabbrica. Perfetto, ragazzi, quindi... Adesso devo farmi. Non ho un paio di assi. Sì, ne ho 3. Allora, fatemi guardare. Torniamo ancora alla nave. Quindi mi serviva 30 assi e molti più chiodi. Ok, 30, quindi io ne ho 3, quindi devo farne 27. Posso farne solo 23, che fastidio. Vabbè, creane 23, adesso vado a prendere della legna a sto punto. Qua ancora deve finire. Che c'è scritto? Hai fame? Hai seriamente fame? Hai fame? Ma com'è possibile? Dai, magna. Vabbè, a sto punto vado a prendere della legna. Anche se... Ci stanno altri chiodi, a questo punto li metto già... Ah, sì, posso. Ah, vabbè, tanto adesso li prendo tutti. A sto punto, vai, fabbrica tutto, chi se ne frega, ok? Albero, quello, dai, tanto non ce ne serviranno tanti di alberi, perché mi servono 2 tronchi e pochissime assi. Quindi, albero, se ti decidi dove cadere magari. Olè, addio albero.
Perfetto, possiamo tagliarlo. Ok, posso togliere anche il ceppo che non ci serve. Voglio prendere principalmente i semi di conifera perché così posso già ripiantarli. Ok, dai, stiamo procedendo bene. Alla fine pensavo fosse più difficile crearlo, ma non è così. Quindi roccia non può essere messo sulla roccia, ma sull'erba sì. Oh, mamma mia. Ho appena detto che non è facile, però... Cioè, che è facile. E effettivamente è così, solo che ci vuole tanto, tanto tempo, ragazzi. Oddio, neanche troppissimo, per carità, perché adesso lo stiamo facendo in 10 minuti, ce l'abbiamo pronta. Questo lo lascio qua per ora. Però, ugualmente, va bene così, ragazzi. Allora, fatemi vedere qua se ha già finito. Sì, ha già finito, che piacere. Ah, quando le cose sono veloci è bellissimo. Quindi posso prendere tutto. Un'altra volta posso farmi un paio di assi. Quindi tutto. Andiamo sulle assi, assi, assi. Posso fare le bare. Cosa mi serve una bara? Cioè, no, non esistono i pet, giusto? O esistono? Io non ricordo. Cioè, non esistono. Vabbè, se ti fabbricano un paio. Ok, quindi dovremmo essere già a posto per posizionare la barca. Dimmi di sì. Dimmi di sì. Allora, io la posizionerei verso questa sponda. Cosa state facendo? Cosa... Oh, vabbè. Allora, fabbricazione. Quindi, ragazzi, ci siamo. Veicoli, navi. Yes. Yes, 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 yes. Ah, ma no, ma ne ho un sacco di travi. Ah, allora ne ho fatte anche troppe. Beh, che le travi non bastano mai, a dire la verità. Quindi non è mai troppo. Non è mai troppo, ragazzi. E niente, vado a mettervi un po' di cose che non ci servono e che comunque possiamo trovare in altre isole. Quindi a maggior ragione. Potrebbe essere legno. Legno cosa ci serve? Ah, niente. Non mi sembra, il legno non dovrebbe servirci a nulla per ora. E quindi, 70 assi, che bello. Allora, i ramoscelli. I pali, posso lasciare anche i pali. Cuocerei la carne, già che ho la stufa. Magari la stufa serve a qualcosa. Sì, offline, grazie. Carbon. Ok, è vero che io ho anche il carbone. Uso il legno sempre, ma in realtà ho il carbone, quindi... Posso direttamente usare questo. Poi di carne arrostita. Anche se lo shilik è molto buono. Però. Oddio, però così mi sbarazzo anche di un po' di legna. Cosa c'è scritto? L'inventario pieno? No, cosa c'è scritto? Non vedo. Ho il timer. Non so cosa mi stia dicendo. Ah, perché avevo lasciato cuocere altro. Ah, fantastico. Beh, allora posso cucinare, ma non c'è problema. Ok. Ho notato che ho anche delle piante da mettere via, che posso unire a queste. E basta, anche la gomma grezza, definiamola pianta. Sembra una pianta. E ragazzi, ci siamo. In teoria ci siamo. Penso che questo spazio, slot, che è poco, possa bastare. Abbiamo la chiave del capitano e la chiave che apre tutte le cose. Quindi la chiave senza nome. Aspettiamo che si cuocia e possiamo partire. Oh mio Dio, ci metterà un sacco a partire. Cioè, a finire di cuocere. Va bene, tanto penso che non partiremo in questo episodio. In questo episodio abbiamo creato la nave. Partiremo anche. Però non credo che troveremo un'isola già in questo episodio. Perché non credo sarà così. Anzi, se riesco la cerco anche off camera perché... Però, no, sapete cosa? La cerchiamo in video, perché se mi capita una città sommersa, voglio registrare tutto. Certo, potrei iniziare a registrare così da un momento all'altro, però va meglio di no. Ah, volevo esplorare l'isola, vabbè, di qua c'è il classico coso dei pirati. A sto punto mi chiedo, se ho trovato la chiave del capitano, se il baule del capitano spawna insieme a quegli accampamenti. E quindi se io avevo il cioè lo spawn del baule, a prescindere avevo anche un accampamento pirata. In realtà ne avevo più di uno, però di qua stiamo esplorando, sì, da questa zona.
Però vedo che il sole sta calando. Ma forse, dai, forse è meglio tornare indietro. Volevo vedere. C'era qualcosa di interessante, ma non vedo assolutamente nulla. Quanti proiettili ho? Aspetta, non ho proiettili? No, mi prendi in giro. Cioè, io stavo per partire senza proiettili. Per carità, cioè, con un po' di legno posso farli, però. Mamma mia. Va bene. Va bene così. Cosa. Ah, qua avevo depositato evidentemente un po' di rami, perfetto. Mi serviva polvere da sparo, che ne ho poca. Perché ne ho 5, cavolo. E non so neanche se posso ricraftarla, perché mi serve il bronzo, ne sono sicuro. Non so invece. Cioè lo zolfo, non il bronzo. Ecco, non so il bronzo se serve. Speriamo di no. Speriamo di no. Non credo, perché non avrebbe senso il bronzo. Lo zolfo già ha più senso, però il bronzo meno. Vabbè, arriviamo qua e ci troveremo davanti alla nostra mitica stufa, che ha già proprio tutto, ragazzi. Perfetto, allora facciamo i proiettiloni. Come si chiamano? Oddio, pallettoni? Come si chiamano? A palla di moschetto. Sì, vabbè, ma ne posso fare zero. Cioè, 5 proiettili, per carità, potrebbero essere i 5 che mi salvano la vita. Perché potrebbe essere. Ma comunque, cioè, quanti me ne fanno? Scusami. Moschetto, palla di moschetto. Palla di moschetto. Dov'è la palla di moschetto? Palla di moschetto. Ah, ne posso fare 50. Ah, nella fonderia. Perché gioco devo accendere ogni singolo meccanismo che ho nella mia base per fare un proiettile? Ah, qua c'è il forno. Sì, questa è la fonderia. Mi sono confuso. Anche però che sono. Mi confondo anche. Ok, prendiamo la nostra canna. Oddio, adesso ci metteranno anche un po' a crearsi, vero? Perché? Fabbrica, clicca, clicca, clicca. Ok. Oddio, che noia. Vabbè, amen. A questo punto un po' di ferro me lo tengo, ragazzi. Ce lo portiamo via. Ce lo portiamo via. Perfetto. Nel mentre che fa tutto, posso skippare il caricamento da 1 minuto per i palloni del moschetto andando a dormire. Così ci risvegliamo la mattina, che non si vede assolutamente una ceppa la mattina. E dovrebbe essere tutto pronto. Yes! Prendi tutto. Sì, so che effettivamente potrei usare questa tecnica per skipparli, cioè per skippare questi caricamenti, però non ne vale la pena. La mia nave, eccola lì, non è affondata. Come la zattera che appena la piazza affonda. E quindi, ragazzi, boom! Ci siamo. Oh mio Dio, guardate quanto è veloce. Quella grande non sarebbe stata così veloce, ragazzi, ah, aspetta, vabbè, intanto proviamola un attimo. È bella veloce. Non è male, sembra anche abbastanza mandabile, ecco, diciamo così. Bene, volevo vedere se trovo, cioè se riesco a fare un sacco a pelo. E voi direte, perché un sacco a pelo, Ale? Per il semplice motivo che se no io non posso dormire. Quindi se andiamo in un'altra isola è bene poterci dormire là e poterci spawnare là. Perché se io muoio là è un casino, ok? Quindi andiamo qua, scriviamo sacco a pelo si chiama? Dove si chiama sacco a pelo? Oddio, adesso come si chiama, cavolo! Perché questo gioco non mi strani? Lettino di bambù? Sì, però non mi interessa. Il materassino! Cioè, vabbè. Col bambù, non ho il bambù, non ho il bambù, non ho il bambù. Però il materassino si può fare in tante cose. Ma con la pelle anche no. Cioè, con la pelle non uso la pelle per un materassino. Faccio così e lo creiamo. Perfetto. Oh, adesso siamo a posto. Adesso siamo letteralmente a posto.
Abbiamo tutto e quindi direi che per il prossimo episodio potremmo partire, ragazzi. Ok, mi tengo il bambù a portata. Il bambù. Vabbè. Il materassino a portata di mano qui, perfetto. E in teoria lo potremmo piazzare sulla barca. Non lo faccio adesso perché lo piazzeremo solo quando dobbiamo dormire. E... ebbene, ecco. Quindi ragazzi, io direi che per questo video è tutto. Da qui Undergard è tutto e ci vediamo ad una prossima puntata. Spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, lasciate like ed iscrivetevi. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Ah, ovviamente... salve il gioco, ma lasciate like e iscrivetevi, e questo è il classico, ma dovete anche condividere il video con tutti quelli che conoscete, tutti, chiunque, tutti. Quindi ciao.